discuterò sul da farsi. Il tema non credo che sia questo, con tutto rispetto alla dimissione dell'assessore Barbara dalla delega agli eventi. La mia amministrazione continuerà a fare grandi eventi, ma senza tanti equivoci nei finanziamenti, nei supporti alle aziende private. Chi vuole lavorare con il Comune di Trapani deve sapere che non ci debbono essere né mediatori, né altri soggetti che sostanzialmente fanno sponde, spondine politiche, tipo Putia, scusate la battuta, di vecchia generazione. Dunque, da questo punto di vista, l'assessore, riconfermo la mia fiducia, uno, due. Per imprenditori che vogliono investire, come credo anche questi che hanno realizzato il Pop Festival Marca, che conosco da tempo, eccetera, debbono sapere che con la chiarezza delle procedure, gli impegni che noi assumiamo, li manteniamo. Serviva un supporto di 50.000 euro? Benissimo, quel supporto di 50.000 euro è arrivato comunque da una cassa pubblica, non si chiama comune, non si chiama ente Luglio, non si chiama regione, è arrivato da una cassa pubblica, appunto. L'argomento per me è chiuso. Anzi, ci aspettiamo che ci facciano una proposta per il prossimo festival. L'opposizione prima critica che si investono 50.000 euro di risorse pubbliche per fare un evento, critica che si dà gratuitamente il suolo pubblico, che si dà l'energia elettrica gratuitamente, eccetera. Poi critica perché nell'ambito delle economie finanziarie ci si rende conto che comunque il festival è stato sostenuto con 50-49 mila euro di fondi pubblici, comunque pubblici, oltre a supporto del comune, del distretto e del Luglio. Non ho capito tutta questa grande preoccupazione che ha l'opposizione. Forse qualcuno dell'opposizione è rimasto a bocca asciutta? E io ho fatto una domanda a me medesimo, aspetto che mi rispondano qual è questa grande preoccupazione. Prima c'era un eccesso di spesa, adesso sono dispiaciuti. Non l'ho capito dove voglio andare a parlare questo. Io vado avanti per la mia strada. È stato un grandissimo evento, al netto di quel cretinetto là del rapper che l'ha sparata sulla cultura, sulla subcultura mafiosa. Questi organizzatori sono seri, troveranno sempre un rapporto di lealtà da parte della pubblica amministrazione, però strade dritte. Io preferisco fare le autostrade e non le scorciatoie.